Siamo con l'anima del piano Scarano a livello della dirigenza, il presidente Davide Maurizi. Davide, allora, giorno Eccoci. Particolare. Oggi è un giorno importantissimo, punto di vista economico, disastroso quest'anno, eppure ci sono stati tutti vicini. Tutti quanti. Quanto volevate questo tanto obiettivo? Perché ritornare in prima categoria sarebbe stato umiliante per il quartiere, per la città, anche viste le condizioni della Viterbese, penso, no? Piano Scarano, società ricca di storia, promozione, campionato importante, però campionato importantissimo. Si può guardare sopra? Sì, sì, è che sto a vedere con lo scemo dietro e mo ci frasica, No. Apposta, blocca un attimo. No. E vai! Pericolo scampato. Pericolo scampato. Possiamo organizzare magari per il futuro, cercare di migliorarci, di andare sopra. Speriamo subito da start l'anno. No, per la promozione di eccellenza sarà difficile. Intanto manteniamo la categoria. Poi speriamo in sponsor nuovi, personaggi nuovi, vediamo cosa succede, dai. Perfetto. Noi ci puntiamo. Grazie. Grossati. Vai, direttore generale. Cambio gli occhiali, sennò scuro. È brutto, sembra. Oggi no. È tutto lecito. Senti, insomma, è una giornata che abbiamo aspettato da tanto tempo, cioè 36 giorni di stop prima di giocare. Scusateci, la foto, la presidenza. Prima di giocare. Gira sto telefono. È l'altro socio del piano Scarano, Bruno, anche se diciamo quest'anno c'è avuto un pochino di problemi, non è venuto spesso. Allora è ovvio che perché? Vattene a fare culo. Abbiamo faticato, abbiamo sofferto tantissimo. Però, guarda, credimi, questo dopo 13 anni, 14 anni che basta piano Scarano e 9 anni, 10, questo è il decimo anno di promozione, è stato l'anno più bello. L'anno più bello, bisogna fare i complimenti veramente al mister, al mister Pedica, al mister Baggiani, al team manager di Marco Alessio e altri, la Perna, veramente tante persone, la squadra. Intera. Anche perché a Natale la situazione era, drammatica, veramente drammatica, si è rischiato di dover chiudere, quindi i problemi erano tantissimi, i ragazzi hanno accettato un certo tipo di discorso, veramente hanno giocato per la maglia e ci hanno fatto un grandissimo regalo, è un bellissimo gruppo gestito da Baggiani a livello tecnico, veramente veramente bene. E anche economicamente, insomma, la società si sta riprendendo. La decisione era questa, cioè quello che abbiamo fatto cercare di capire ai ragazzi è che non potevamo più pagare certe cifre, cioè c'è stato un ridimensionamento. Pur dopo questa notizia i ragazzi hanno deciso di rimanere. Hanno capito insomma qual era lo spirito, che non era una questione solamente di voler risparmiare, non voler dare i soldi a loro, non c'era la possibilità economica, quindi si sono accontentati di poco, di qualche piccolo rimborsino, magari andando a mangiare insieme prima della partita. È stato veramente fatto tutto con lo spirito sportivo, quello che dovrebbe essere, insomma via. È stata imboccata una strada importante sulla quale adesso bisogna insistere, continuare. Noi sicuramente continuiamo, siamo pure noi in attesa di eventi, spero, credo che questi ragazzi rimarranno tutti, li confermeremo tutti, certamente anche il prossimo anno dei soldi saranno sempre pochi, va detto, c'è qualcuno più fortunato di noi che pagherà, però non è che tutti fanno una promozione e tutti hanno i soldi, quindi sarà comunque un anno di sacrifici. Da addetto ai lavori, il caos e il problema, diciamo, viterbese, come lo vivete, diciamo, come seconda società cittadina? Noi siamo a disposizione, se dovesse, ci auguriamo e speriamo che la Viterbese si salvi prima di tutto, perché dopo un campionato come quello di quest'anno si meriterebbero veramente di tutta la nostra solidarietà, insomma noi ci auguriamo che da Viterbesi, che la Viterbese possa trovare la soluzione per qualsiasi problema a cui non possiamo far fronte, i titoli, quello che serve, noi mettiamo a disposizione della città tutto. E può mettere questa cosa sul sito? Sì. Allora, hanno portato tuo fratello, la porchetta.
quindi si prosegue nel clima gioiale. Beh, ci mancherebbe, oggi è una festa, quindi certo. Per noi è una festa importante, ti ripeto, noi siamo qui a disposizione, siamo a disposizione, e poi chi di dovere se ci vuole interpellare per ma c'è stata finora una forma di alcuni agganci, alcuni un po' di parole, però siamo sempre sul fatto delle parole, perché prima di tutto bisogna capire la società attuale cosa farà. Ripeto, ci auguriamo tutti che si salvi. La soluzione migliore secondo te qual è? Considerando che i debiti della Viterbese. Parliamo sempre di cose di congetture, cioè, sì, è vero, tutti dicono di questi debiti, tutti parlano dei debiti, però nella realtà non la sa nessuno, quindi noi possiamo solo dire che se non che la Viterbese dovesse chiudere, noi siamo disposti a far giocare le nostre squadre con il nome di Viterbo. Ma non per domani, il prossimo anno, poi se ci sarà un'organizzazione migliore, ricede tutta la Viterbese e noi magari ricominciamo da capo, dai campionati provinciali, se poi c'è la possibilità di rimediare un titolo di promozione, ma i nostri titoli sono a disposizione della Viterbese. Quindi massima apertura. Assolutamente sì, è una società sana, senza grossi problemi economici, non c'ha molte risorse, però quelle che c'ha oggi... Non è facile neanche trovarne altre società che stanno effettivamente meglio di noi. C'è un settore giovanile importante, ci sono diversi ragazzi interessanti. Secondo me questa è una squadra che con un paio di ritocchi può lottare tranquillamente per vincere il campionato di promozione e andare in eccellenza. In conclusione, Gianluca, oggi giornata caldissima, riveniva il pensiero, peccato che non c'è un sintetico, insomma, sì, un problema stravecchio, però. Io qui... Perché l'impiantistica è buona, ma anche a sto campo di sintetico. Purtroppo è una storia vecchissima che mi auguro che la nuova amministrazione politica abbia un'idea diversa, un concetto diverso. Purtroppo chi c'è stato prima probabilmente credeva in altre cose, aveva altri progetti, c'è stato un pochino osteggiato il fatto che magari con contratti più lunghi si può provare a trovare imprenditori che magari investano, con contratti così limitati e corti gli imprenditori diventa insomma veramente sono cifre importanti, quindi se tu un mutuo me lo direzioni in 5 anni diventa difficile sopportarlo, capito? Invece magari ecco in 20 anni è ovvio che si riesce, cioè è quello che succede in tutte le famiglie, insomma, sono pochi quelli che si possono permettere di prendere un mutuo breve, no? Di solito sono a lunga scadenza proprio per darti la possibilità di avere respiro. È quello che noi speriamo, insomma, che la nuova amministrazione abbia sia più, come si può dire, non trovo il pronta al dialogo, pronta a cercare di risolvere, migliorare la questione. Sì, con contratti più lunghi alle società. Per ora, godetevi questa bella giornata. Grazie mille, grazie a tutti, a tutte le persone, ai tifosi che ci sono stati vicini, veramente tanta gente, è stato bello, 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 bello. Grazie.